Ciao Ste, buongiorno a te, buongiorno a tutti in questa domenica post Juve-Atalanta. Buongiorno. Dopo quello che è successo. Allora, arriviamo subito al punto perché oggi è un video molto bello. Io mi sono così preparato una piccola introduzione di pochi secondi per introdurre appunto questo video perché credo che sia importante. Allora, oggi naturalmente parliamo del nostro allenatore Antonio Conte. Allora, esatto. Antonio Conte è l'allenatore, Antonio Conte è uomo. Perché l'Inter ha preso Conte, perché l'Inter allora, vince Conte. Premettiamo un attimo una cosa, non è un processo a Conte, è però un'analisi. Un'analisi di quello che sta succedendo e ci siamo permessi il lusso, tra virgolette, di fargli un po' le pulci, sia come allenatore, sia come uomo e come carattere, sia, poi lo scopriamo, sia come. Sì, anche perché noi nel precedente video abbiamo cercato insomma di dare un po' delle risposte sul fatto per cui l'Inter non riesca a vincere, cercando di analizzare diciamo statisticamente, no? I motivi per cui l'Inter non riesce a competere con i più grossi, i più grandi top club europei e mondiali, ma insomma soprattutto europei. Oggi infatti cerchiamo di dare, come dire, di vedere il problema e cercare una soluzione a questo problema da un'altra prospettiva, cioè analizzare il Conte uomo, mettiamola così, cercando di andare in profondità e cercando di tracciarne per quanto possibile un profilo, non solo, io lo definisco un profilo psicologico calcistico, perché ovviamente non è che siamo degli psicologi. Sì, ma comunque, certo, non siamo associata al calcio. Certo, noi non siamo psicologi, però vedremo però dal video, capire che la sua carriera è stata dettata da queste caratteristiche. E quindi magari c'entra anche l'uomo nel suo atteggiamento, non è solamente il tecnico. Esatto, quindi esatto. Andiamo a vedere subito le nostre amate slide. Allora, eccoci qua. Abbiamo detto, oggi parliamo del nostro allenatore. Allora, intanto cominciamo a vedere la sua carriera. La sua carriera è questa qui e la prima cosa che salta agli occhi è che, a parte la Juve, poi spiegheremo questi 3 anni della Juve, che in realtà secondo me corrispondono ai 2 anni, e vi spiego perché. È stato 3 anni alla Juve, 2 anni in nazionale, e la nazionale si gioca poco, insomma, certo. Vedete, 24 partite. 2 anni al Chelsea, 2 anni al Bari, 1 anno all'Arezzo, 1 anno al Siena, 3 mesi all'Atalanta. Vedete che la sua durata nelle panchine è sempre molto corta. E ha sempre fatto abbastanza bene, diciamo dal Siena in poi non si può dire nulla a livello di numeri, però vedete che le presenze, anche nella Juve, contate il numero delle presenze, sono 8 e 4, 12, 7, 9, 129 presenze in 3 stagioni, perché se vi ricordate lui per 5 mesi è stato fermo, che era stato squalificato. E questo significa che lui aveva fatto il primo anno e è stata una vittoria magari inaspettata sotto certi fatti. Quindi il primo anno è stato un exploit. Ma poi con il fatto che lui è stato fermo 5 anni ha avuto quella carica di dover dimostrare qualcosa per altri 2 anni. Quindi la sua durata media è sempre 2 anni. Non è i 3 anni già della Juve confondono. Già questo è significativo, secondo me, con alcuni tratti del suo carattere che secondo me andremo a vedere dopo. Assolutamente. Quindi già questo ci fa capire che lui non è un Allegri, lui non è un Ferguson, un Ancelotti, lui non è un aziendalista, non è un allenatore di quel tipo lì. Insomma, non è un allenatore che vuol far crescere la rosa, no, eccetera. Assolutamente no. Lui è un allenatore di impatto, di crash, diciamo, se vogliamo utilizzare una parola in inglese. E perché? La sua media punti, analizziamo intanto la sua media punti. La sua media punti, come dicevo, da Siena in poi è una buona media punti, una media punti che permette di stare intorno al 2, se non superiore al 2 a partita. E guardate, il suo ruolo il primo anno è sempre stato quello di grimaldello, ossia lui entra nelle squadre un po' impantanate che stanno passando un brutto periodo, entra con la sua foga, col suo modo di essere e scatena l'inferno, e quindi questa squadra normalmente lui spesso vince il primo anno. Adesso lasciamo perdere l'Inter, magari riuscirà in Europa League, chissà, però lui riesce a dare questa carica emotiva il primo anno, ma poi puntualmente dimmi. No, brevissimo. C'è da dire che per quanto riguarda la media punti, almeno fino ad un certo punto della stagione, si può dire che
anche la sua esperienza all'Inter era assolutamente in trend. Ma con quello ancora che oggi, che ha un girone, ha un girone di ritorno pessimo, l'abbiamo visto nell'ultimo video, ancora oggi, malgrado quello, mantiene un 1,95 punti per partita. Quindi, diciamo che è sotto il 2, però okay. Però era ampiamente sopra il 2 prima del lockdown. Infatti, e quindi poi puntualmente negli anni successivi lui fatica. Non c'è nulla da fare, è una sua caratteristica. Allora facciamo un po' di analisi. Perché Antonio Conte è un allenatore così difficile da gestire? Lui non si discute, ha indiscusse qualità di leader, e riesce a motivare gli uomini come nessuno. Sa gestire il gruppo, la preparazione della partita, il fatto che faccia le sfuriate sia dentro lo spogliatoio che fuori dallo spogliatoio, i più o meno veri litigi con i dirigenti. Lui ha delle grandi doti sotto questo punto di vista, però queste doti, proprio questo modo di fare, mettono in luce anche i suoi aspetti controversi della sua personalità. Lui, quando le cose vanno male, spesso sottolinea che la colpa è degli altri. Quando vanno bene, è lui e il suo staff che hanno lavorato bene, che stanno lavorando bene sui ragazzi. Quando vanno male, si tira fuori. E questo è, diciamo, un qualcosa che non è molto comune, è, diciamo, certo, in un allenatore. Lui è un battitore libero, eccolo. È un battitore libero, non fa nulla per smarcarsi da questa condizione. È la sua caratteristica, non è qualcosa che lui lo fa per proteggersi. Lui è così. Se questo atteggiamento, come dicevamo, funziona quando sei al primo anno, che devi risollevare le sorti di una squadra un pochettino messa male, diventa deleterio però quando vuoi fare una programmazione o un progetto a lunga scadenza. Quando quello magari che dicevamo prima. Quando si chiede al condottiero la lungimiranza, la gestione, lui non è capace di farla. Certo. È un'anima tormentata, capriccioso, sempre in conflitto con qualcosa o con qualcuno. In psicologia questa situazione è conosciuta e si chiama dipendenza dai conflitti. Dipendenza da conflitti, perfetto. Allora, adesso vediamo, attenzione, non è che uno vuole fare, ripeto, l'abbiamo già detto, lo psicologo nei confronti di Conte, certo. Però vediamo questo, come gli psicologi definiscono questo comportamento. Infatti, vedete, ho aperto e chiuso virgolette, nel senso, ho preso delle frasi già scritte, non sono considerazioni nostre. Come sono le persone, e leggiamo proprio così capiamo, sono le persone con dipendenze da conflitti? Il loro modo di pensare si basa sul tutto o tutto o niente. Antonio Conte è questo, o tutto o niente. Non analizzano, non si soffermano a pesare i pro e i contro. Si limitano a dare una risposta basata sull'aggressione o la critica quando qualcosa non le aggrada o non soddisfa le loro aspettative. Hanno scarsa capacità di controllo emotivo. Destabilizzano ambienti sociali e persone. E lui, quando fa quelle esternazioni tipo Dortmund, tipo post-Dortmund, fa esattamente questo. Le persone dipendenti dallo scontro manifestano comportamenti dominanti, e lui è un generale, e si sa che è conosciuto come un generale. Hanno scarsa resistenza alla frustrazione, e infatti appena si sbaglia una partita lui va in escandescenza, e cercano sempre un capro espiatorio. Anche questo effettivamente corrisponde. Non tollerano che qualcosa non vada secondo le loro aspettative. Pensiamo al tormentone Vidal. Tutte le volte che c'è qualcosa che non va, se mi avessero preso, c'ho il pacchetto, eccetera. Questo alimenta la loro frustrazione, che si trasforma poi in rabbia, che cercano di scaricare su qualcuno. Sono incapaci di riflettere sul loro comportamento, fanno fatica a provare empatia, ed infatti non è conosciuto come un personaggio simpatico o come un personaggio che gradevole. Evitano qualsiasi responsabilità quando ci sono problemi o bisogna trovare una soluzione. Ora, andiamo avanti, ma chiaro. Volevo bellissima slide questa sul discorso psicologico, e provare a fare due esempi. Allora, sul discorso che lui non riesce a creare empatia, mi viene in mente anche, come dire, il problema che probabilmente lui ha avuto quest'anno anche all'interno dello spogliatoio, appunto a proposito di empatia, e secondo me non è riuscito a creare anche la giusta coesione all'interno del gruppo, non solo con lui, quindi in generale, ma anche tra i giocatori stessi. Ti faccio un esempio: le riserve, le famose riserve, probabilmente si sono
sentite in disparte, forse non si sono sentite importanti. Ecco perché forse questa potrebbe essere una chiave di lettura che alcuni giocatori hanno reso meno di altri. Questo per quanto riguarda il discorso empatia coesione. Sul discorso della frustrazione, io ricordo di aver visto un'intervista di Conte con Paolo Condò, forse, in cui lui in maniera veramente molto atroce nel modo in cui lo raccontava, diceva che lui vive malissimo, malissimo le sconfitte. Fossero anche delle sconfitte del cavolo, mettiamola, lui le vive malissimo, non ci dorme la notte, non riesce a non pensare ad altro per i giorni successivi. Secondo me questo è un atteggiamento sbagliato, è un atteggiamento di una persona frustrata, perché secondo me, io lo dicevo ieri sera nel video che ho fatto in maniera anche un po' ironica, perdere, mi rendo conto che è un concetto forse un po' difficile, però lo vorrei ribadire, perdere piuttosto che vincere, alle volte è più importante, perché la sconfitta ti insegna a non mollare mai, ti insegna a imparare dai tuoi errori, ti insegna a fare, a proposito di analisi, autoanalisi. Il fatto che lui la viva così male, secondo me è un problema, è un limite. Sì, sì. E quindi tu che parli di frustrazione, secondo me ci sta veramente tanto questa cosa. E poi mi taccio, non vorrei che questa sua frustrazione nella sconfitta poi la passi in qualche modo, no? Indirettamente anche ai giocatori. No, ma io ti dico di più, che l'allenatore tormentato entrano in campo tormentati, spaventati. Assolutamente, io ti dico di più, non è una indirettamente, secondo me questa è la certezza, cioè la sua frustrazione viene trasmessa, essendo lui il leader dello spogliatoio, viene trasmessa a tutti i giocatori. Poi c'è il giocatore di carattere che va oltre e ne trae magari forza, ma non tutti i giocatori sono dei godin che sono lì che hanno sulle spalle chissà quante presenze in Champions League o meno. Ci sono anche, e io faccio anche il nome, c'è anche un Gagliardini della situazione, cioè giocatori che magari di carattere un pelino più debole che ne risentono e che magari le loro prestazioni possono risentire anche di queste cose. Quindi secondo me è un fattore che sta facendo molto allentare la corsa dell'Inter, questa cosa. Ripeto, e qui lo chiariamo, no, era quella che abbiamo scritto, è chiaramente provocatorio, ma ci sono delle basi di verità, come l'abbiamo detto, e purtroppo calza molto bene sui comportamenti del nostro mister. Ora, questa cosa perché l'abbiamo fatta e poi faremo anche delle cose statistiche? Perché questa visione dovrebbe aprire gli occhi a tutti gli interisti che si lamentano, che dicono l'Inter, abbiamo giocatori scarsi, abbiamo giocatori pippe. No, cioè, lui vive questa esperienza in questo modo e questo condiziona l'ambiente e lo condiziona parecchio. Poi, vedete, i giocatori non saranno all'altezza dell'idea di gioco, ma il suo comportamento sta inficiando anche quanto di buono ha portato la sua gestione, ed è vero. Perfetto. L'ultima frase chiude, nel senso, Antonio Conte non sarà l'allenatore di un Inter a ciclo lungo. Ah, certo. È pressoché una certezza, certo. Stavi dicendo una cosa, prego. No, nulla, che comunque anche abbastanza banale, che effettivamente comunque non ci dobbiamo mai dimenticare che effettivamente i giocatori in questo momento, forse la maggior parte, effettivamente non sono all'altezza delle sue idee. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, perché poi sembra che sia solo ed esclusivamente colpa di Conte. No, ma l'abbiamo anche detto. La squadra non è stata per il momento costruita per lui, però lui ci mette del suo, ragazzi. Però scusami Steven, il video scorso noi abbiamo fatto l'analisi proprio sui giocatori, dove erano i limiti dei giocatori. E adesso è giusto anche fare un'analisi dove il limite del tecnico, perché queste due cose insieme poi fanno il risultato. Infatti, perfetto, perfetto. Allora, facciamo un'analisi un pochettino più tecnica, perché Conte si lamenta sempre di quello che gli ha preso la società o che non gli ha preso la società. Vediamo cosa ha chiesto Conte all'inizio della stagione. Lui ha chiesto Vidal, uno tra Dzeko e Giroud, perché erano i due nomi che aveva fatto lui. Ha chiesto Sensi, ha chiesto Lazzaro, ha chiesto Biraghi, ha chiesto Marcos Alonso. Diciamo Biraghi è l'alternativa a Marcos Alonso, ma quelli aveva chiesto, quando non si poteva arrivare a Marcos Alonso, lui ha chiesto Biraghi, ha chiesto chiaramente Lukaku e ha chiesto Lucien Agumè. Ho messo i quadrettini perché poi chi ha preso l'Inter? Ha preso esattamente giocatori, molti giocatori che lui aveva chiesto. Non ha preso Vidal, non ha preso Dzeko, ok, ma ha preso Sanchez, ha preso Eriksen, ha preso Godin quando ancora lui non era stato ingaggiato, ha preso Barella.
cioè non ha preso scarti, parliamoci chiaro. Gagliardini, Vesino, sì. Dicevo Gagliardini, Vesino, Borja Valero sono cose, cioè sono giocatori che venivano dal passato, non sono stati, non siamo riusciti a piazzarli, ma non sono state scelte per il tecnico, erano scelte per il tecnico precedente. Ora non è che si possono dar via tutti in 10 secondi, se no saremmo, ci vuole 10 minuti a fare il mercato. Cioè quello che ha acquistato la società sono signori giocatori, non sono pippe. È tutto qua, quando si attacca la società, pensiamoci un attimo. E chi prenderà l'Inter nel 2020? Cioè, l'Inter nel 2020 prenderà questa gente. Hakimi l'ha già preso. Palmieri praticamente è preso. Tonali siamo addirittura d'arrivo. Probabilmente lo accontenterà con Vidal se rimarrà Antonio Conte. E poi si parla molto di Alaba. Quindi stiamo parlando comunque di una campagna acquisti tra l'anno scorso e quest'anno faraonica, secondo me. Quindi sì, prima allora, di attaccare la società, stiamo un attimino... Allora. Io infatti, mi aspetto che nel mercato che verrà fatto, insomma, che già c'è insomma il mercato adesso, ma insomma il mercato che verrà fatto per la prossima stagione, si completerà finalmente il processo che è iniziato non solo l'anno scorso, ma secondo me già 2 anni fa, certo, ancora con certo. Spalletti. Verrà completato con i giocatori che tu hai messo in grafica, chi prenderà l'Inter nel 2020. Vedo che sono soprattutto giocatori che rientrano nel pacchetto di centrocampo, quindi secondo me si completerà davvero questo percorso e mi auguro, poi lo vediamo magari sul finale, però mi auguro che comunque Conte possa rimanere un altro anno con quel pacchetto di giocatori, perché potrebbe essere veramente, no, come dire, il momento giusto per avere da parte sua in mano la squadra che lui vuole. Però e lo vediamo dopo. Lo considereremo. E poi facciamo anche delle considerazioni. È chiaro che la rosa è migliorata. Anche grazie ad Antonio Conte e alla PIL che egli ha nei confronti di giocatori che diversamente non sarebbero venuti all'Inter, probabilmente. Sì. È chiaro che sui metodi di allenamento, lo staff di preparatori abbiano dato l'infila a una squadra che era spompata con Spalletti. Certo. Ma la domanda è: ma tutto questo basta per far tornare l'Inter a vincere un trofeo e ad avere un progetto vincente per i prossimi anni? Sai, Ste, una cosa che mi viene in mente e rispondo io a questa tua domanda. La risposta è no, secondo me anche per questo motivo, perché quello che tu hai scritto è tutto perfetto e giusto, quindi è chiaro che la rosa è migliorata, eccetera, però perché probabilmente non vinci, come si chiama, un trofeo o comunque non riesci, no, ad avere un progetto vincente? Perché probabilmente la rosa è migliorata nel suo insieme, ma in alcuni giocatori, proprio a causa, probabilmente, vuoi del suo atteggiamento, vuoi del modulo, vuoi del suo modo di interpretare il calcio, è sotto gli occhi di tutti che però ci sono alcuni giocatori che invece sono arretrati. Basta vedere Skriniar. Vedi, abbiamo avuto lo stesso pensiero. Cioè, ecco, Skriniar è un giocatore oggettivamente forte, ma col suo atteggiamento... Se la rosa fosse migliorata tutta, secondo me, allora sì che ci potevano essere le basi davvero per vincere qualcosa quest'anno. La rosa è sì migliorata, Bastoni, ci sono tanti giocatori che certo, lui ha fatto crescere, certo. Lo stesso Lautaro, no? Fino a un certo momento, perché ricordiamoci tutti che Lautaro sì è un fenomeno, ma non è che gioca a calcio da 10 anni, è comunque un giocatore di 20 anni pure lui, quindi la rosa è sicuramente migliorata, ha fatto un bel lavoro, ma non con tutti, quindi Certo. evidentemente ci sono delle falle, eh? Ci sono delle Certo. falle. Allora, andiamo a vedere Conte, diciamo, confrontato con i maggiori Ah, tecnici bello, europei, quelli vincenti. bello. Partiamo dal più Bello. semplice, cioè Diego Simeone. Allora, vedete che ha una media punti Simeone da quando era Atletico Madrid molto simile a quella di Conte, ma comunque Diego Simeone ha vinto delle cose, ma guardate da quanto tempo è all'Atletico Madrid. Cioè, è Se dal... puoi, perdonami, se puoi magari leggerlo o dirlo, perché io adesso sono col telefono, faccio un po' fatica a vedere i numeri perché è un Allora, po' vediamo, difficile. aspetta, che torniamo, no, Se qui puoi già siamo. semplicemente leggerlo, eh. Allora, sì, lo leggo. Diciamo che Simeone è all'Atletico Madrid dalla stagione 2011-2012. Caspita. Parliamo di 8-9 anni. Ha fatto Figurati. 476 partite solo con l'Atletico Madrid. E 476 partite Conte non le ha fatte neanche negli ultimi 10 anni. Cioè, no, Pazzesco. non è una battuta, è proprio per far capire Certo. che effettivamente il progetto, quando una persona
si ferma in una squadra e lavora, poi i risultati si vedono, ma Diego Simeone è un gestore di uomini. Certo. È un grande gestore di uomini. Guardiamo Jurgen Klopp. Jurgen Klopp non ha una grande carriera, nel senso ha fatto l'allenatore in tre squadre. Ma è stato 6 anni al Magonza, 7 anni al Magonza, 6 al Dortmund e 5 al Liverpool. E a Liverpool rimarrà forse altri anni. Cioè, minimo si è fatto 200, ha giocato le partite dove ha giocato di meno al Liverpool, 260 partite, se no ne ha fatte 3-18 al Dortmund e 2-69 al Magonza. È vero. A parte il Magonza, ha vinto ovunque. Ha dei numeri magari anche un pelino inferiori a Conte. Ma l'ha fatti su tante partite e poi con il lavoro è arrivato alle vittorie. Perché? Perché anche lui è un gestore, anche lui sa gestire gli uomini, anche lui asseconda quello che, oltre che la società asseconda lui, ma anche lui asseconda quello che fa la società. Guardiamo Guardiola, Guardiola è tipo Klopp, anche lui tre squadre. Vai pure avanti, ti lascio solamente un minuto, vai pure avanti, vai. Vai. Guardiola ha le stesse caratteristiche di Klopp sotto certi punti di vista, ossia sul progetto. Lui sta anni nei posti prima di arrivare a vincere dei trofei. Andiamo su Zinedine Zidane, stesso discorso. Anche Zinedine Zidane è dal 2015-2016 che allena il Real Madrid. E okay. Ha dei numeri che, vero, ha il Real Madrid sotto, non ha l'ultima squadra arrivata, però sta sviluppando un progetto anche lui. E poi arriviamo per ultimo a Massimiliano Allegri, che forse non è, cioè fino a che è stato un allenatore ballerino, si andava di squadra in squadra, non aveva di una media punti per partita molto alta, ma quando si è fermato 4 anni al Milan ha vinto uno scudetto. Quando si è fermato alla Juve, ha vinto 4 scudetti. Si può dire, Ste, che il massimo comune denominatore di questi allenatori che abbiamo visto è il fatto che comunque sono tutti dei gestori? Chi più, chi meno, ma sono tutti dei gestori. Sono comunque tutti si dei gestori, ed essendo dei gestori, con i progetti come li vuole fare Suning, alla fine vincono. E questo ci riporta alla domanda: ma Conte è l'allenatore giusto per l'Inter? Forse per questo primo anno sì, forse ancora per un secondo anno, ma poi no, poi bisogna andare su un allenatore gestore, perché non perché non sia forte Conte, ma perché non ne ha le caratteristiche. Ma infatti probabilmente c'è stato un po' il peccato originale, no? Come in Adamo ed Eva, la mela che viene mangiata, il peccato originale probabilmente è tutto lì. Cioè, quando Conte è stato scelto, poi io figurati, sono stato un contiano fin da subito, ma lo sono ancora tuttora, ci mancherebbe, ma evidentemente c'era già l'anno scorso, quando è stato scelto, qualcosa, perché tu prendi Conte, però tu, società, vuoi un progetto lungo, e allora perché prendi Conte? Forse perché vuoi accelerare i tempi? Forse non lo sappiamo, ma forse i cinesi già sapevano che, infatti hanno fatto un contratto di 2 anni a Conte, non di più. E probabilmente sanno che questo allenatore più di 2 anni non potrà, cioè era quello volevano che doveva dare la svolta, volevano era dare quello che doveva dare l'accelerata la svolta. E allora vediamo le conclusioni. Antonio Conte è un ottimo allenatore, ma è un top? Io comincio a chiedermelo, non lo so, forse è un pelino sopravvalutato, però queste sono mie considerazioni. Sì. Ha un grandissimo carisma, è un trascinatore, questo sicuramente è il migliore al mondo su questa cosa, non abbiamo nessun dubbio. È un grande stimolatore di ambienti, lui ovunque va manda all'aria tutte le grane. Però cominciamo a vedere i contro. È un pessimo gestore di uomini e giocatori. È molto ingessato sui dettami tattici, quest'anno l'abbiamo visto. Non riesce a leggere le situazioni dinamiche delle partite, cosa che per esempio Allegri invece è maestro. È troppo legato ai suoi fedelissimi e non valorizza i giocatori di fantasia. Vidal, Eriksen, vogliamo parlarne? Certo. Non ha le caratteristiche di un allenatore da progetti medio-lunghi. La sua carica, il suo fervore, se le cose non vanno bene, diventano un detonatore negativo. E lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Infatti dura al massimo 2 anni. Sai cosa stavo pensando, Ste? Che per certi versi Conte può ricordare Mourinho.
Sai perché? Perché effettivamente esistono, no, due grosse categorie di allenatore. Ci sono appunto i gestori e poi ci sono gli allenatori come appunto Conte e Mourinho, molto più, no, veloci sotto questo punto di vista. Il problema qual è? Che se io vado a leggere le prime frasi dei, non del pro ma del contro, Mourinho, pur essendo un allenatore tipo Conte, quindi non è che resta a lungo in una società, e i giocatori li spreme in fretta perché vuole tutto subito, però Mourinho, al contrario di Conte, è un ottimo, dal mio punto di vista, gestore di uomini. Assolutamente, lui è un grande psicologo. Tatticamente forse non sarà il numero uno Mourinho, però non è ingessato sui suoi dettami tattici, ha un suo, diciamo, un suo modulo che costruisce, ma poi durante, e l'abbiamo visto l'anno in cui abbiamo vinto la Champions, perché quando poi arriva Pandev nel mercato di gennaio, lui cambia completamente il modo di giocare con Pandev e Tolarghi. Mourinho, secondo me, non perché ci ha fatto vincere, ma Mourinho è un'altra pasta. Mourinho sa capire cosa ha a disposizione. Esatto, l'unica cosa, perché parlavo di Mourinho? Perché Mourinho non è un gestore, quindi in qualche modo può, no? In qualche modo. Sì, ma è un'altra pasta. Andiamo avanti perché il tempo corre e probabilmente non so se ce la facciamo. Allora, e quindi rimarrà all'Inter? La ragione vorrebbe che Conte rimanga all'Inter, perché i motivi sono molteplici e non sono legati al progetto. Nessuna delle parti, delle due parti guadagnerebbe da un addio prematuro. L'Inter, certo, non può permettersi di buttare via tutto dopo un solo anno e ricominciare ancora da zero. Conte non può permettersi di uscire perdente da un club come dell'Inter, perché anche la sua immagine sarebbe depotenziata. Per lui sarebbe difficilissimo ritrovare un progetto ambizioso come questo. Ma per lui, secondo me, per poter uscirne bene deve conquistare un titolo. E chissà, magari conquista l'Europa League e poi ci lascia. Vediamo. E come finirà? Questo è il mio pensiero. Io fossi colui, sì, che decide nella società, valuterei la disponibilità di Conte a rivedere i suoi dettami tattici, la sua disponibilità a placare l'impulsività, correggere il modo di comunicare e dare più spazio quando è possibile ai giovani talenti. Fatti salvi questi punti, darei un altro anno per vincere assolutamente un trofeo, almeno. E lo accontenterei su un paio di richieste che fa da sempre, tipo Dzeko o Giroud o Vidal. Ma se il tecnico si ostinasse ancora, si arroccasse nelle sue paturnie e non si muovesse di una virgola, allora sai che c'è, gli darei il ben servito. Un'ultima cosa. Io sento dire i giornalisti che l'Inter non può buttare nel cesso 20 milioni, 40 milioni, quello che sia. Allora, questa gente non conosce come lavorano i cinesi. I cinesi, se fanno un progetto a lungo termine, se c'è qualcuno che si mette di traverso, non gliene frega niente. Poi questi sono cinesi che hanno anche un sacco di soldi. Se devono mettere una persona alla porta e dargli 20 milioni di buonuscita, gli fanno ciao. Quindi i commenti che sento dei giornalisti mi fanno un po' ridere. Tutto dipende da come si accorderanno. L'ho detto anche in live con Sergio, devono trovare la quadra tra società e allenatore. E invece voglio sapere il tuo pensiero su come finirà. Sì, ma allora sono, direi, abbastanza in linea, se non, anzi, sono in linea su quello che hai già detto tu. Aggiungo che occorrerà sicuramente vedere come va il mercato. Secondo me Hakimi è già un indizio importante che può far capire che Conte rimarrà ancora un altro anno. È anche vero che però Hakimi tu lo prendi già un po' di tempo fa, quando forse la situazione era forse un pelino diversa rispetto a quella di adesso. Ora abbiamo davanti un finale di stagione con un punto di domanda gigantesco, abbiamo davanti un Europa League ad agosto con tutti i problemi che ci sono, che voglio proprio vedere i giocatori come l'affronteranno. E quindi se finisce molto male, Conte l'abbiamo analizzato oggi, sappiamo come è andato via dalla Juve, insomma, potrebbe avere anche il colpo di... È vero che tu dici, non conviene neanche a lui perché non trova, però sai... Allora, questo è quello che strano. La ragione, se uno ragionasse con la ragione, con la razionalità, questo è quello che dovrebbe succedere. Però sai benissimo che le dinamiche nel calcio non sono sempre dettate dalla ragione. C'è da dire, esatto, c'è da dire che la società comunque un piano B lo deve avere, perché Conte lo conosce sicuramente meglio di noi, e quindi qualora Conte dovesse fare il colpo, no, di matto e andarsene, oppure la società stessa che ad un certo punto decide di mandarlo via, però ci deve essere la soluzione immediata. Non lo so, adesso io di fare i nomi non mi interessa, non è questo il video. Però allora, per concludere il mio pensiero, io mi auguro possa rimanere un altro anno.
e poi con i giocatori che dicevi tu lo accontentiamo su un paio, gli prendiamo giocatori un po' più forti, poi vediamo insomma. Però lui pure deve fare un passetto indietro e non fossilizzarsi sul 3-5-2, ma capire che a volte si può anche cambiare disposizione tattica. Questo è importante, poi deve anche non fare più queste esternazioni, perché le esternazioni che fa destabilizzano l'ambiente. E quando abbiamo detto Skriniar è un giocatore forte, oggettivamente forte, ma che probabilmente con quello che è successo, con tutte le sue esternazioni, ha fatto regredire. Non si sente più considerato. Sai, su quello è difficile, secondo me, riuscire ad andare a placare quello che ormai una persona ha... Gli si chiede un anno di tregua, lo si accontenta. Ma sai, è come placare le ali, secondo me è più facile sedersi a un tavolo con Conte, cercare di riorganizzare quello che potrebbe essere la tattica, gli schemi, i giocatori. Quello secondo me, è anche il suo lavoro, la sua vita, secondo me lui è intelligente per poterlo fare. Cercare di andare a limare certe cose del suo carattere, chiedergli, ma guarda, cerca di essere un po' più schiscio quando... Quello glielo si può chiedere, lui può anche essere d'accordo, ma poi però se esce fuori la sfuriata. Allora, abbiamo finito il tempo, ci salutiamo. Va bene. E quindi niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto e niente. E tanti saluti alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao.